Allegri di casa, guardate che roba. Però, guardate qua. Bellissimo. Ora sì che ti possiamo fare un mini festino con tanto di armatura atomica. Per gli after più difficili. Ah, giusto, dimenticavo. Ciao a tutti e ben ritrovati su Fallout. Oggi credo sarà una missione non tanto di azione, ma più di dialogo per la trama. Andiamo a vedere. No, non pa. Ah, giusto, 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 giusto. Mi stavo per dimenticare. Sistema. Oh, ok, stavo per Ehi, dimenticarmi. basta staccare Avevi la qualcosa spina. da dirmi tu? Viper, apprezzo davvero che tu non sia una di quelle persone stupide. Esattamente, perché io lo sarei, perché lo. Ah, grazie. Appunto, Tu, scusa, cosa? non intendevo insinuare che. Volevo solo Va confermare bene, che scusa, ok, va non bene. è una cosa che direi a chiunque, ma ho notato che ci sai fare con le persone e avrei un problema. Con mia sorella, Nat. Vuole diventare membro. Cioè? Una è più che sufficiente. Come si intende? Cosa? Ok, Non ho cosa? capito. In che Credo che senso? voglia seguire Come un me. sintetico, cioè? Ma voglio Vuole. dire, No. pensa alla vita che facciamo. Senza offesa, Blu, ma la sicurezza personale non è esattamente tra le nostre priorità. Non voglio che mia sorella Beh, in pensi che effetti non ha tutti i andare torti. con gli occhi Andare chiusi in mezzo a uno sia sparatore con un normale. coltello. Anche No, se non è. faccio finta di non vedere. Normalissimo, normalissimo. L'ho sempre Poi fatto. è ancora meglio. Forse se mi faccio vedere poco, le passerà la voglia di imitarmi. Tornerebbe ad essere la dolce e innocente Nat, cittadina modello che consegna i giornali. Cosa devo fare, Blue? Stare lontano, non puoi. Vabbè, non lo so. Devi. Devi solo Okay. volerle bene. Ami la tua famiglia e so che Sì, non anche vuoi se non. lasciarla. Devi solo volerle bene. Hai ragione. Mentre la domanda è cosa faccio per non farle diventare come me? È come dire, Ma vorrei un ho panino. parlato con una persona molto Vuole interessante. anche il gasolio. Le Che persone come me c'entra? non fanno più. No, veramente, La che nostra c'entra? amicizia è molto importante. Perché tiro fuori questi discorsi? Forse perché ho un mal di testa pazzesco. Lo faccio per voi. Allora, stavolta, ti prego. Per Stavolta un'amicizia? dai, Dimmelo. fuga di gas. Volevo dire sì. Non va la voce. No. Ah, ok, è Grazie per tornata. aver ascoltato. Si è preso paura che io. Non andava la voce. Cioè, Fallout, ok, che sei vagato, ah, ok, abbiamo finito. Possiamo fare sta missione? Ti prego, ti prego. Dai, andiamo. Intanto che andiamo, vi dico, dobbiamo andare a Good Neighbor, un brutto posto per brutta gente. E adesso che ho fatto anche il perk, posso. Vi faccio vedere direttamente. Così non serve che dovete andare là a cercarlo come delle pecore smarrite. Eccolo qua. Faccio 2,5 danni. No, 2, moltiplicato per 2,5 è davvero poco, ma moltiplicato per 2,5, intendevo. Ah, si è svegliato. Io. Ciao. Ci vediamo a mai più. Oh, Good Neighbor. Sì, è questo qui. Ma che bellezza di posto. Mi ricorda una favelas. Solo un po' più cattiva. Salve. Prima volta a Good Neighbor? Qui non si può girare senza assicurazione. Ma c'è anche l'assicurazione qui. Stai indietro. Levati di mezzo, o sarai tu ad aver bisogno di un'assicurazione. Oh. Ehi, ehi, calma. Ho Levano fatto una l'assicurazione, dab, se volete ok? sapere cosa ho fatto. Calmiamoci. Pausa, ok? Chi mette piede. No! Questo qui qua davanti. Ah no, non l'ho Sei shot, allora solo un peccato. ospite. Smettila con le tue cazzate da strozzino. Ah, vedi che c'è qualcuno che mi dà Ok, ascolto alla non è fine. uno di noi. Non hai rispetto per il tuo sindaco, Finn. Ho Ah, tu sei un deciso di sindaco. lasciarlo stare. Ah, io vado via. Tu sei lui Se ti sindaco, allora. conviene di metterci i piedi in No, testa, dai, sto scherzando, non mi sei stato sarò nuova simpatico. sindaca un giorno. Amico, guarda che è di me che stiamo parlando. Lascia che ti dica una cosa io. Cioè? Ora, perché hai detto così? Sai che mi hai spezzato il Vabbè, cuore. io gli rubo la roba lo Hai stesso. risentito la Questo situazione? personaggio è occupato. Ma ogni tanto un Che. sindaco deve dare il buon esempio. Stai bene? L'hai ucciso? Sì, lei. Scusa, ti troverai Hai una qui. buona vista. Good
good neighbor è della gente Ma per la perché sta gente. inquadratura? Ti prego, fai per Tutti spostati, mi seduti. sta dando fastidio. Ah, ok, ho capito. Sì, ho capito. Ottimo. Ah. A Comportati meno bene che e rispetta dica. i nostri. Non ho capito, uccidete. Altrimenti sappi chi è che comanda. Sì, ma qua si ammazza gente per strada. E qua siamo veramente in una favelas. Non ho Questo è pensato che predone. potrebbe Predoni non mi essere vanno. Fahrenheit, qualcuno di che. lupo nel nostro Luna Park. Fahrenheit, vabbè, è un sistema di misura, ma se la gente si chiama così, io non posso obiettare. Qualunque cosa sia quella confraternita d'acciaio, quella storia del Luna Oh, Park vedi che c'è qualcuno che mi capisce adesso. Che confraternita d'acciaio uguale Confraternita fascismo. d'acciaio. Oh, un'altra persona che mi capisce. Quanti mi capiscono qua? Dimmi qualcosa della confraternita. Dimmi Ne ho qualcosa. viste di cose assurde, ma una nave volta Sì, oltre la è nostra. un. Mi fa schifo le navi volanti. Punto. Sembra ecco. E siamo arrivati. Ah, non posso neanche rubare. No. No. Ah, Mr. Valentine. Chi ha chiesto un mister? Ah, lui, giusto, Della piccola Irma. Potrei anche dimenticarmi l'antro, Irma, ma non potrei mai dimenticarmi di te. C'è qualcosa che devo sapere per caso? Amari è il Allora? pianeta rotto, l'ombrotticone. Ok. Sì. Sì, una favelas. Decisamente una favela. Arrivo prima io. Cos'è questa? No, tanica d'alluminio mi serve quella lì. Il petrolio prezioso. Di sotto aveva detto. Sì. Meno che. Sto qua è il divano di Brothers. O no? Oh. Sì, immagino che non sia una visita di Cos'è cortesia. questa cosa qui? Io mi sto spaventando un po'. Posso prendere le cose? Beh, se c'è un modo di tirarne fuori qualcosa di utile. Allora, quando ho preso l'oggetto? Ah! Ok, Andiamo su, tieni qua, Lucius. abbiamo. Mi servono i ricordi di quando è Abbiamo un morto. pezzo di ferro Quando è morto? che era So che attaccato alla sembra testa di un qualcuno. miracolo, amare. Come si è girato il mio personaggio, Non oddio. mi vergogno. Siete Tipo impazziti! un palo che si è Accusate come girato. state credendo di Ancora. profanare un cadavere. Non capite che i simulatori mnemonici necessitano di cervelli intatti e vivi per Allora, funzionare? intatti non direi proprio. Vivi. Lo Ti prego, faccio qualcuno ti resuscitare. dice che sei l'unica in grado di fare una cosa simile. Questo cervello morto contiene informazioni sull'istituto, Amari. E se Vabbè, ma non provare possiamo un attimo non è che utilizzarlo ci per costi qualsiasi costa, eh. conseguenza, A serve meno che non ti un'informazione esplodano le macchine, sull'istituto. ma quello è un D'accordo, altro discorso. darò un'occhiata, ma non garantisco nulla. Lo avete con voi? Sì, tieni. È tutto quello che ho trovato. E questo cos'è? Non è un Lo cervello. so che non lo è. Questo è. Un momento. Chi Da può quando non c'è quella essere? forma? In questo affare collegato un'interfaccia neurale. Quei circuiti sono Cosa vuoi che ne sappia io? Io sono appena uscito da Potrebbe casa quando mi stavano per esplodere le bombe e mi essere chiedi ste robe che qui. tutta la tecnologia dell'istituto ha un'architettura simile. Quindi è ancora buono? Quindi il cervello è ancora buono, giusto? Forse. Non c'è traccia di deterioramento. Probabilmente la tecnologia Ok, conserva il possiamo andare cervello aumentando le avanti. chance che lo Poi secondo sul stabilizzi. Non camice, al penso che simbolo possa della estrarre i suoi Voltec, ricordi c'è senza qualcosa che devo aiuto sapere? sensibile. Si parla di me, giusto? Sono un vecchio sintetico. Se l'istituto mi ha costruito con parti simili, dovrei disporre di un ingresso adeguato. Potrebbero verificarsi effetti collaterali a lungo termine. L'elenco di Le questi dico che è effetti così potrebbe lungo che non essere saprei da dove cominciare. utile. Non preoccuparti, non li voglio Non li sapere. voglio sapere. Rischio di Credimi. furia e omicida. Brrr. Potevi dirmelo. Lo apprezzo Beh, in davvero. effetti, se Grazie. mi crepa davanti agli occhi, so perché. Molto bene, facciamolo. Quando vuoi, Mr. Valentine. L'unico che se ne frega Comincio a qualcosa di mio lavorare figlio. come un vecchio mercenario Tu, per la tua se ne sta andando addirittura, sicurezza. guarda. Posso Vediamo un po'. guardare? Ok, così capisco Non meglio i dettagli. allarmi, Mr. Valentine. Andiamo? Il minimo cambiamento nelle tue funzioni cognitive potrebbe avere Vediamo. conseguenze estreme. Ti senti diverso? Ci Sì, sono ma dei sta mimando con le mani. disturbi. Guarda che Dovrebbero roba, interrogarmi i ma medici. è Parli con telecinesi. Sinevo. Qua poi non sta neanche Le sue toccando. armoniche sono codificate. A quanto pare, Ah. l'istituto ha previsto un'ultima misura di sicurezza. Cioè? C'è un blocco nei ricordi dell'impianto. Hackeriamolo. Nick,
Nick starà bene. Sì, ma non me ne frega nulla del resto, ma se sta bene, perché se mi muore lui, muore meno tutti, eh. L'incidente è così come l'abbiamo collegato, ma non risolveremo il problema. La codifica è troppo complessa per una sola Ah. mente. Se ne usassimo due, Ma che sono metteremmo tutte queste pippe insieme mentali? Einstein Ma nelle in quale. sue Ma di che cellule. tecnologia stiamo parlando? Di magia Utilizzeremo le oscura? No, rispettive funzioni cognitive in parallelo. imparare a Ognuno sparare di noi, un'energetica è più facile in piena confronto. coscienza, esplorerà tutti i ricordi che riusciremo a trovare. Va bene. Va bene, cominciamo. E se no, cosa faccio qui? Torno indietro? Io non torno da Cominciamo. Emon City a piedi. A meno che non mi prestate un cavallo. Dall'altra parte. Dall'altra parte. Ah, io devo. Dove ti siedi te? Tu ti siedi qua? Ah, lui si siede qua. E io mi siedo. Spero si accomoda come sembri. Mi sembra di entrare nella capsula di ghiaccio del volto. Vabbè, la capsula di ghiaccio suona davvero malissimo. Quella là. Ah, è un antivolo addirittura. Bello. Avvio migrazione onde Sembra che cerebrali. sia quasi un joystick sotto. Vedete che ci sono le Ringrazio freccette Nick. sul giù. Codifica Poi proveniente da c'è. Mars. Vabbè. Deteriorata, ma c'è. Ora faremo un viaggio nei ricordi più intensi che Oh, riusciremo a cominciamo già trovare. con i trip Potrebbero mentali. essere Dai. instabili. Cercane Prendete uno. popcorn e se siete già fatti, meglio per voi. Oh, ce n'è voluto di La tempo. sua Sono memoria stato nel potrebbe bianco essere totale fragile, per tipo 30 nonostante i secondi. ricordi siano molto frammentati. Siedi. Proverò a farmi sentire il più possibile Oddio. sperando di Come incontrare qualcuno che mi siamo? indizi sull'ubicazione dell'istituto. Ma è Fallout o è. O che gioco è? Io non ricordo queste robe qui. Ecco fatto. Ma Ora stiamo con il camminando. ricordo intatto Ah, non possiamo possiamo fare la terza proseguire. persona perché magari. Questo ricordo. Però beh, bella la meditazione di come è fatto il ricordo, eh. Oh. Non mi vedono, spero. Papà, c'è del ricordo. No, 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 no. Tieni presente che vivrai questi ricordi dal punto di vista di Kellogg. All'inizio potrebbe spiazzarti. Oh mio Dio, cos'è? Cos'è? Gro. No, 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 questi qua mi danno i perk, dammeli tutti. Vuoi dire, mamma? Sai? Niente, Connie. Alla gente piace Conny? giocare e sperare che sia Conny. qualcun altro a tenerli al Cioè? Non lavorio. credo di aver Qualcuno capito. dice che la RNC ci farà tornare a tempi migliori. Tempi RNC. della Grande Guerra. Qua è dopo Fallout 3. Non ti ci mando più a scuola se è questo che ti insegnano. Mi sembra di sì. È il linguaggio, siamo su fascia protetta, che cavolo. Penso. Già dai già le pistole in mano ai bambini. Ah già, siamo in America. Quindi. Tuo Tuo padre è inutile, ma di padre lui è non ti inutile. fidi. Se sei bravo, ragazzo, Papà, potrai vuoi sentire una sopravvivere cosa che mi ha senza detto tua moglie? altre sciocchezze. L'unica cosa che può proteggerti in questo mondo è la pistola che hai in mano. Non ha tutti i torti. Oh, cosa punti a me? Lo farò, mamma. Pensavo mi avesse visto per un Non secondo. ti deluderò. Invece. Sempre stato un angioletto. Va bene. Non sembra quello che cerchiamo. No, non lo è. No, non cliccavo perché diceva sede a Dici che il ricordo. tuo ricordo Ma possa diceva delle comunicare con cose le così a conseguenze caso. temporali? Eccolo. Dove. Sì, sto seguendo Prova con la lui. striscia. Quale? Ah, questo qui. Questo sembra davvero essere più recente. Vediamo. Lui ha i capelli. Vediamo. Ho fatto. La felicità. Accedi al ricordo. Sai di averla avuta solo Interessante. quando non c'è più. Voglio dire, puoi raccontare a te stesso che sei felice, ma non ci credi davvero. Ti concentri sulle cazzate, sul prossimo lavoro e roba del genere. Ma è solo guardando al passato e paragonandolo con cosa hai avuto dopo che comprendi appieno il significato della felicità. Avete capito? Adesso sono incantati tutti. Possiamo ricominciare? Oh, si sono incantati. Che devo fare? Aiuto. La felicità, No, 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 ti prego. sai di Oh, essere la grazie. cosa peggiore che le potesse capitare. Se non mi avesse incontrato, sarebbe rimasta nel lab. E
e magari avrebbe conosciuto qualcuno che non uccideva per vivere. E forse sarebbe anche stata più felice. Quasi certamente avrebbe... Finestra, c'è di ricordo. Chissà che ricordi ha sta finestra. Finito? Vediamo? Pensavo che San Francisco sarebbe stata l'occasione per un nuovo inizio. Ero quello in gamba. Caraffa, ricordo. Scommettiamo? Che arriva in città con il mondo ai suoi piedi. Ero stato io a sparare a Valdés. E lo sapevano tutti. Avevo la via spianata per ogni genere di opportunità. Per qualche tempo è andata davvero di lusso. Dai, parlate. Si è incantato tutto. Però il ventilatore va ancora. Un secondo, provo a uscire un attimo. Adesso rientriamo. Oh, vedi che ricominciano. Andrà bene, vedrai. Ma qui non conosciamo nessuno. E poi c'è la bambina. Dai, Sara. Dobbiamo darci una possibilità. Quei capelli proprio io non lo riconosco. Sul serio? Niente a che vedere con non la vita sotto. Sto dicendo che sia stato uno sbaglio. È solo che... Sei... Solo che? Sicuro delle intenzioni di questi qui? Lo sembrano so, così... Ma indietro. È qui che... Sembrano così indietro, per non dire che stanno facendo. Siamo nel 1800. Qualche anno e avrò la mia squadra. Non appena troverò i contatti che mi servono. E tu potrai avere tutto ciò che vuoi. Non sono mai stata preoccupata per te. Deve essere l'istinto materno che si fa sentire. A quanto pare ne ho uno anch'io. Sei bravissima. Mi sembra, cioè, mi stupirei se non ce l'avessi. Si tratta solo di garantire la sicurezza per la sci. Hanno scelto proprio la persona giusta. Ascolta, vedrai che ci troveremo bene qui. E intanto tira fuori una pistola, chissà contro chi la punta. Grazie a lei che tu e Mary sarete... Dove l'ha messa, scusa? Dove l'ha messa? Non so, se l'ha conficcata nella gamba, è sparita. E chi è che... Ah, è vero, c'era anche un bambino. Ah, c'è di ricordo, questo lo devo fare dopo. No. Non l'avevo vista. Ah, andiamo al prossimo. Quanto manca questo ricordo? Ah, questo qua sembra un ricordo un po' più... allontanato. Oh. Come pensavi vediamo che sarebbe finita, Kellogg? Credevi di poterci fregare, ma hai pensato che potevamo essere noi a fregare te? Giusto perché tu lo sappia, sono morte come cagne e tu non eri là ad aiutarle. Credo di aver capito chi. Le figlie. No, voglio vedere come va a finire. E vabbè, ma questo... No. Interruzione della suspense, però, deve essere... È da crimine. Comunque, se non avete ancora capito, gli sono morte la moglie e la figlia. Così ho intuito, non c'è una lore precisa. Si sono fissato con le lore adesso, che ne ho fatta una e se la voglio fare tutte. Sono piombato così. No. C'era sempre qualcuno che voleva qualcun altro morto. A volte solo una bella lezione, ma l'omicidio era di gran lunga la prima scelta. Qualche volta hanno pensato di fregarmi. Di solito succedeva quando arrivavo in un posto nuovo. A me non interessava. Era semplicemente un aspetto del mio lavoro. Un option alla sorpresa. Alla fine mi pagavano sempre, in un modo o nell'altro. Vediamo questo? No. Era sempre un lavoro per uno come me. L'ho già fatto? Non importava di cosa si trattasse. No, vabbè. Barista. Non ricordo granché di quel periodo. È molto confuso. Ma c'era quasi sempre un aspetto positivo. Come in tutto. Ok, continuiamo, dai. Io accetto il ricordo. La destinazione non era fondamentale. Mi spingevo verso... Stavolta un torace di ferro, però. Per allontanarmi il più possibile da San Francisco.
Ok. Avanti, parliamo. Posso sentirmi anch'io? Ti occupi dei problemi degli altri, Sì, problemi. vero? Sì, se vengo pagato. Oh, ti pagheremo. Dritto al punto. E lavori da solo? Esatto. Ti paghiamo al lavoro finito, va bene? No. Se va bene a voi. E vabbè, ma così ti fai trollare. Chi volete che uccida? Non urlarlo! Vive lontano, lungo il canale. Forse ci siamo quasi. Prova questo. Sì, ma quella famiglia lungo il canale, voglio dire com'è andata a finire. Alla fine l'ha pagato o non l'ha pagato? Non lo so. Questo mi sembra un po' più familiare. Ah. Ah, però, vestito pesante il tipo. Signor Kellogg, mi fa piacere che abbia deciso di incontrarmi. Dunque, sei dell'istituto. Volevo Oddio, mi parlare stava con te. guardando con uno sguardo tipo zio, so che. Come vede, esistiamo. Che cosa vuoi? Oddio, lui Oggi mi vede. ultimamente è stato piuttosto L d'intralcio le nostre loro mi relazioni. vedono. Non deve più No, sta roba è succedere. inquietantissima. Faccio quello per cui mi pagano. Se per voi è un Io me problema, ne vado. c'è un'unica soluzione. E quale sarebbe, signor Kellogg? Da qua si vede Se meglio. lavorassi per voi, niente più problemi. Immagino possiate permettervi uno come Non credo che comprenda appieno la situazione in cui si trova. Io Come credo di sì. Molto Con la bene. cica in bocca, ma che me ne, ma tanto che Bene. me ne frega io. Avvio. Sì, ma siete tardi come dei cosi, veramente. E chi li ha creati sti qua? Ma veramente, proprio quelli della Lego scarsi. Notevole. Forse dopo tutto abbiamo Scusa, ma qualcosa se in devi comune. sparargli, stagli lontano, non avvicinarti. Siamo quasi. Uno di Ma questi è quello soprattutto, giusto. ma se sono tre sintetici uguali e c'è un altro migliaio di Sono esercito, che te sicuro. frega di spargli a quell'altro? Quello sembra decisamente Beh, in effetti, intelligente. forse proprio E per siamo questo non noi. si sparano tra loro per questo sistema. Sinceramente, cosa ti avvicina a lui se devi sparargli? E sai che ti trolla? No. Mi stava guardando anche lui. Molto funziona Mi ancora. sta. Bene. Controllo i registri. Spero che Ah, siamo riusciti a scienziato. solo trovarlo. Vediamo. A quei cervelloni non è mai piaciuto prendere ordini da uno schifoso contaminato e degenerato come Degenera, lui. contaminato, degenerato. Ma io Dove ci siamo? capivo e glielo facevo capire. Bravo. Capsula ci sa. No. A quei Prossima. cervelloni non è mai Va bene, va piaciuto. bene. Ero Diamo lui. l'incaricato principale dell'istituto in tutto il Commonwealth. Quando avevano bisogno di qualcosa, era da me che venivano. Non era prassi che qualcuno dell'istituto mi accompagnasse in missione. Doveva essere importante. Crio Non capsula, so c'è di chi ricordo. fosse la persona che dovevamo prelevare dal Vault. E ovviamente nemmeno loro. Questo non sono io. In fondo alla sala, verso la fine. Questo non sono io, no? O sì? No? Ah, adesso lo sono, però vedete che non siete attuali. Non ho mai capito perché non abbiamo semplicemente ricongelato il resto, ma avevamo degli ordini. Forse il vecchio non voleva questioni in sospeso. Il vecchio. Peccato che abbia lasciato in vita l'unica persona che non avrebbe dovuto risparmiare. Credo di capire chi. Ma che ci sono? Non ha ricongelato il resto. Ah, ma loro sono vivi alla fine. È questa qui. Soggetto primario, vediamo. Fortunatamente non dovetti uccidere il bambino. Come l'avevi già fatto? Ma tu sei un Avevano cane, armati basta. Sì, loro. tu. Lo Eh sì, posso sentire in mi colpa. faceva venire in mente lei. Sono uno stronzo senza cuore. Bravo. Però siamo ancora in Sono fascia protetta. disperato. Queste parole non si dicono. Brutto, Comunque, brutte persone. meglio così. Che magari Potrebbero fraintendete con prendere il l'altro e quindi. bambino e lasciarla in vita. Ecco,
Mentre il soggetto di scorta? Sapevo Andiamo. Che lasciarlo in vita sarebbe stato un errore. Nessuno meglio di me poteva comprendere quel genere di vendetta. Ero abbastanza arrogante da credere di poter gestire un comunissimo abitante del Vault prebellico in caso si fosse scongelato. Se non altro, sapevo che quegli stronzi dell'istituto avrebbero avuto quello che meritavano. Perché? Se mi avesse fatto fuori, non sarebbero riusciti a nascondersi per molto. Allora lo sa anche lui. Quindi, prima o poi ci arriviamo, tranquilli. Ah. Sì, siamo salvissimi. Allora, sentirselo dire da un tipo con una pistola in mano e con una cicatrice sull'occhio è come... veramente. Allora, io l'avrei lasciato perché se uno mi punta sta roba qui, io gli lascio anche il conto in banca. Sì, è finita come avete pensato. Incazzati, che cavolo. Ma che sei epilettico? Ma che? Io non facevo così. Eri immammito, ma potevi agire un po' meglio. Ho quasi finito, Kellogg. Devo solo confermare. Fatto. Allora sono ancora. Ah no, si ricongelano, sì. Io. O no? Non lo so. Mi dispiace che tu debba soffrire. Ah. Vabbè, io soffrire ancora, ho preso di peggio. O forse addirittura hanno ricongelato solo me e gli altri sono morti dentro le capsule? Ma non congelati, proprio così. Ma avrei qualche dubbio. No, mi sa di sì. È tuo figlio? Sembra un ricordo molto recente, perciò. Questa è la casa. Sì, è la casa di Kellogg. Perché punta? Ah, stava lucidando. Andiamo, accendi il ricordo. Era stata mia l'idea di stabilirmi con il ragazzino a Diamond City. In effetti. La consideravo una pessima idea. Ma era uno dei progetti tanto cari al vecchio. Ed eccoci qui, io e il ragazzo. Il vecchio. Come una famiglia. Chi può essere? E c'è il capo? Alla fine quasi mi piaceva. Mi dava l'idea di come avrebbe potuto essere la mia vita se le cose fossero andate diversamente. Ma indietro non si torna. Era una situazione temporanea. E di lì a poco sarei tornato alla mia routine. Mentre il tuo ricordo? Questa faccenda di Diamond City faceva parte di un elaborato piano del vecchio. Ora mi rendo conto che eravamo l'esca per l'abitante del Vault. Non poteva trattarsi di una semplice coincidenza. Non è così che lavora il vecchio. E basta nominarlo il vecchio. Alla fine sia stato più furbo di me. L'ennesima questione chiusa. Interessante, vediamo come va a finire. Mi sembra un po' più armato questa volta. Sul braccio, per esempio. Perché? Sentiamo un po' la radio. Forse era meglio che stavo zitto. Cosa? Da dove sei sbucato? Vediamo. I sintetici di nuova generazione potevano essere tranquillamente scambiati per umani. Alcuni ci riuscivano. Ma i predatori non erano progettati per confondersi. Erano macchine di morte, pure e semplici. Più intelligenti, forti Pelato. E veloci di qualsiasi umano. Per fortuna erano sempre dalla mia parte. Minimizzare i contatti con i civili è una mia priorità. Ok, lasciamo perdere. Allora, di che si tratta questa volta? Nuovi ordini per te. Uno dei nostri scienziati ha lasciato l'istituto. Lasciato? In che senso? Disertione. Il soggetto è il dottor Brian Virgil. Sappiamo che si nasconde da qualche parte nel mare splendente. Ecco il suo file. Wow, qualche testa rotolerà per questo.
Cattura e consegna o semplice eliminazione? Eliminazione. Stava lavorando a un progetto estremamente riservato. Roba forte, eh? Uno dei geni di bioscienze. Merda. Quindi, immagino prenderai il bambino con te. Affermativo. La tua unica missione è localizzare ed eliminare Virgil. Mi riporti a casa da mio padre? Sì, sì, guarda, eccomi, sono qua, sono qua. Sì, stammi, sì, sì, un cavolo. No. Oh, vabbè. Almeno capisce come si sta. Dov'è? Allora, si è teletrasportato lì. Va bene che fu l'auto buggato, ma qua si va su un po' troppo. X688, pronto alla trasmissione con Sean. X688. Speriamo di rivederci. Ah, anche col teletrasporto. Sì, sei un po' in ritardo, l'hai salutato, però. Adesso è tutto chiaro. Appunto. Hai trovato l'ingresso dell'istituto? Perché non c'è alcun ingresso. Ti tiro fuori da lì, quando puoi. Come esco? Come esco? Come esco? Ah, la TV, una TV messa a caso. Vabbè, va bene. Oddio, sono tornato che ho stanchezza, fame e sete. Sono semplicemente stato seduto. Bisogno di sete, fame scarsa, stanchezza. Ma sono questi gli effetti collaterali? Non so quali siano gli effetti. Wow! Muoviti con calma, ok. Effetti collaterali? Vedi qualcosa di male? Hai una terza, ma dove? 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 Sinceramente non saprei formulare una diagnosi. Come dicevo prima, siamo in territorio inesplorato. I tuoi parametri fisiologici e neurali sono tornati nella norma. Da un punto di vista medico, sì, sei a posto. Basta questo. Senti di parlare di cosa è successo là dentro. Ma scusa, ma non. Ok. Abbiamo trovato quello che ci serve. Usa il teletrasporto, come facciamo a entrare allora? Gocco, aiutami! E porta con sé nuove domande. Come funziona? Cosa dobbiamo fare? Sì, infatti, Virgil, Virgil. Doveva rintracciare uno scienziato. Virgil, dobbiamo trovarlo. Hai ragione. Uno scienziato dell'istituto in fuga potrebbe rispondere a tutte le nostre domande. Secondo i ricordi, si trova nel mare splendente. Il mare splendente! Io devo andare lì! Nessuno si nasconderebbe in quella zona, neanche per dire. In effetti, non ha tutti i torti. È un nascondiglio perfetto, infatti. L'istituto non l'avrebbe seguito tanto facilmente in quella zona. Hai ragione. Beh. Sfrutta le radiazioni del mare splendente per proteggersi o nascondersi. Per proteggerci, c'è un modo, sono riuscito a inventarlo. Sì, ma neanche vivendo con una tuta di radiazioni ci puoi sopravvivere lì. Se intendi seguirlo, dovrai trovarne uno anche tu. Ok, ci proverò. Le radiazioni. Non preoccuparti. Buona fortuna. E fai attenzione. Questo mi sembrava abbastanza scontato. Collegato Mr. Valentine. Ho rimosso. Sì. Mentre ti stavi svegliando. Ti aspetta di sopra. Di sopra? E tu cos'hai da dirmi? Vabbè, tu sei rimasto a guardare. Acqua sporca. Allora, ve lo dico già adesso. Nel mare splendente ci andremo tra un bel po'. Perché me lo segni in rosso dopo che lo prendo? Perché il mare splendente è davvero, davvero difficile. Davvero difficile. Sì, Rob Cofan. Cos'è? Include gioco di Grogna che il barbaro. Benissimo, non poteva andarmi meglio. Niente. Sì, sì, intanto controllo i materiali. Potrei farlo dopo, però. Andiamo di sopra e basta, ok? Dove sei? Sei qui? No? Sei tu, Nick? Non ci assomigli per niente. Eccoti qui, finalmente! Oh, era ora. Nick. Come va? Ragione. Dovevo ucciderti mentre eri nel ghiaccio.
Non è possibile. Non è possibile. Kellogg, sei tu. Cosa? Di che parli? Sembra Kellogg in persona. Ah, sì? Amari diceva che potrebbero esserci delle tracce di impressioni mnemoniche. Comunque sia. Ah, ok. Andiamo avanti. No, per fortuna. Vorrei tornare a Diamond City, visto che tu sei già. Vai a Diamond City. No, non perché mi stai. Sei un rischio. Che brutto preso. Ah, vediamo un po'. Dobbiamo passare dal mare splendente. Qualche consiglio? Sono un sintetico, perciò tendo a ignorare le radiazioni. Forse una vecchia armatura atomica. Vecchia armatura atomica. Io ne conosco di armature atomiche, ti assicuro che non sono. Dai venditori che li trattano. Allora, andare avanti a Radaway e Radix mi sembra qualcosa di davvero azzardatissimo. Soprattutto in modalità sopravvivenza, quindi. Vai! Verso la libertà! Cosa dobbiamo fare? Qua c'è ancora gente che io ti. Aspetta un secondo. Ah, Reietto. Non mi sembra qualcuno di conosciuto. No, voi non lo conoscete, ma io sì. Ma io sì. Beh, allora, come potete intuire, l'episodio finisce qui. È stato un bel casino. È stato un passo avanti per la trama. Ora che abbiamo scoperto come andare nell'istituto. L'unico problema è andare a cercare quello scienziato nel mare splendente. Il problema è che. Come ci arriviamo? Ci arriviamo, ma come ci sopravviviamo lì? È qualcosa di tecnicamente impossibile. Almeno al nostro attuale livello. Che figata che è così da lontano. Io la faccio sempre così ormai. Beh, comunque, spero che il video vi sia piaciuto. E spero che continuerete a seguire i prossimi episodi. Ci saranno un po' di episodi prima che continui la trama. Però andremo molto spesso in esplorazione. Esploreremo tutti i luoghi che mancano. Anche per trovare leggendarie. O strumenti molto o strumenti utili tipo un Robocofan che aumentano i perk e roba simile. E ciao a tutti.